Cari amici di Gemma TV, ben ritrovati. Oggi vi facciamo conoscere una fattoria sui generis, la fattoria didattica Sapori Antichi d'Aspromonte, che si trova nel Parco Nazionale dell'Aspromonte. La fattoria didattica è stata realizzata con spirito intraprendente dai coniugi Antonio e Laura, che hanno trasformato i terreni della loro azienda agricola in un parco per le attività didattiche, rivolte principalmente ai bambini in funzione dei loro percorsi di crescita, in modo che già da piccoli apprendono il significato e il valore della natura e i suoi ritmi. Ma la fattoria didattica è rivolta anche alla famiglia e a tutti gli appassionati di verde e di cultura enogastronomica del territorio d'Aspromonte. Ma prima di soddisfare la vostra e la nostra curiosità, cari telespettatori, ascoltiamo la nostra Concetta Caccamo e poi via alle interviste e alla visita alla fattoria e non solo. La fattoria didattica, molto amata da bambini, ragazzi, studenti e famiglie, è un'azienda agricola che organizza attività educativa di tipo attivo, dedicate soprattutto a bambini, fanciulli e ragazze. Queste attività collaterali rispetto a quelle produttive tipiche delle aziende agricole sono organizzate in laboratori tenuti da personale specializzato che ha il compito di guidare gli ospiti alla scoperta del mondo rurale. Tali aziende hanno lo scopo di far conoscere ai visitatori le attività svolte in fattoria, come la semina o la raccolta dei prodotti ortofrutticoli e la preparazione dei prodotti tipici del territorio, ma anche di condurli alla riscoperta degli antichi mestieri e tradizioni. Il tutto attraverso l'esperienza diretta e la metodologia secondo la quale la migliore strategia per imparare è fare. La tecnica dell'imparare facendo, che è appunto il principio base che si applica nella didattica in fattoria, aiuta a stimolare la capacità di apprendimento di bambini e ragazzi, anche su temi importanti e attuali come la tutela dell'ambiente e l'educazione alimentare. Di conseguenza, la fattoria didattica non può che essere un'azienda agricola ecocompatibile con i processi produttivi, anch'essi ecocompatibili, che in quanto tali non hanno un impatto negativo sull'ambiente e sull'ecosistema circostante, essendo un luogo di incontro, formazione ed emozione. La fattoria didattica può essere considerata una vera e propria scuola di vita. L'azienda agricola di cui è parte integrante la fattoria didattica nasce nel 1992 a Canolo, piccolo borgo della città metropolitana di Reggio Calabria, nel Parco Nazionale dell'Aspromonte. E non molto tempo dopo, i due coniugi, Antonio e Laura, molto dinamici e creativi, danno vita alla braceria, una cucina fatta di 6 ingredienti principali: la griglia, il fuoco, la legna, la terra, il territorio e la tradizione. E adesso andiamo a conoscere il titolare Antonio dell'azienda agricola Sapori Antichi d'Aspromonte, il quale ci preparerà le tradizionali frittole e ci mostrerà le tante prelibatezze che prepara in azienda. Stiamo andando a vedere la Cardara, come si chiama, a Canolo. Queste sono le famose frittole di Canolo, e sono fatti con un maiale che ha minimo un anno, un maiale maturo che è prodotto nella nostra stalla, maiale razza large white, minimo 13-14 mesi, peso 200 kg, la cottura dura minimo 8 ore ed è cotta esclusivamente nel grasso del maiale. Questa lavorazione
parte dalla prima settimana, sabato di novembre, e dura fino a quando durano i nostri maiali, che noi alleviamo tutto un anno, praticamente fino alla fine di aprile. E ogni sabato troverete questi prodotti. Le frittole hanno una lunga lavorazione, praticamente queste hanno tipo, sono in cottura dalle 2:30 di stanotte e escono adesso alle 9, quindi è una cottura lenta, come dicevo prima, nel grasso. Le parti componenti sono i piedi, gli orecchi, il muso, poi abbiamo la lingua, il muscolo che si chiama gamboni in dialetto, che è una delle parti più buone, le costine di maiale e soprattutto c'è la pelle di maiale, la codica. C'è la pancia, che è una parte prelevata, che è questa qua, che è lo stomaco del maiale. E abbiamo anche tutti gli interni, il cuore, tranne il fegato e i polmoni. Alcuni li mettono, ma noi no, perché fa la sugna molto più scura. La sugna è il grasso del maiale. Da qui in poi si distribuisce, il cliente ti chiede voglio 1 chilo, 2 chili, mezzo chilo, e si fa la porzione mista, gambone, piede, orecchie, e si vende al pubblico. Oppure poi, se non si vende, o si fanno le conservazioni sotto vuoto, o come una volta si facevano i vasetti e si mette la sugna, si mette un po' di sale di sotto e dura anche un anno. Tutto è partito dal mondo delle carni, dalla macelleria. È 30 anni che io faccio questo lavoro, l'ho ereditato da mio padre, e noi abbiamo già avuto sempre gli animali, dalle capre alle pecore e soprattutto all'allevamento dei bovini e i suini. Noi abbiamo qua le nostre carni che sono frollate e sono solo carni di produzione propria. Abbiamo la podolica e poi abbiamo gli incroci mitici che sono sempre nostri. Noi alleviamo gli animali e poi facciamo la trasformazione. E abbiamo una bella braceria rinomata e cuciniamo esclusivamente la nostra carne. Alleviamo soprattutto le vitelle femmine perché hanno la marazzatura all'interno e la carne è molto più gustosa. E questa frullatura è esclusivamente fatta con le nostre carni. Quello che noi portiamo sulla tavola della nostra braceria sono le nostre carni. Ed oltre alle carni portiamo tutti i prodotti della nostra azienda agricola e facciamo i contorni delle nostre verdure. L'antipasto sono salumi e formaggi sempre di produzione propria. Passiamo alla nostra produzione di salumi. Abbiamo un test di serie, il prosciutto San Canolo, che questo è di produzione propria, lo facciamo di maiale nero minimo e maiale bianco anche. Minimo la stagionatura è 24 mesi. Poi abbiamo il porcotto, che è una novità, è l'ottimo prosciutto cotto fatto sempre da noi, cotto a vapore, e sta avendo un grande successo. La lavorazione del prosciutto crudo è una bella lavorazione. Da noi non c'era una grande cultura. Io sono stato testardo e dopo tipo 8 anni sono riuscito a farlo. Per fare un buon prosciutto ci vuole un ottimo maiale che non è stressato e poi si deve saper preparare. Soprattutto la funzione. Prima si fa la preparazione del prosciutto, si deve essere bravo a levare l'osso, si deve lasciare l'osso dell'anchetta, che è questo qua piccolo che non si vede qua, è quello importante, e poi si fa la salatura. Ci sono diverse salature, ognuno ha la sua ed è un top secret per mantenere la ricetta personale. Poi si appende per 180 giorni dopo che esce dalla salatura, e poi viene la stuccatura o sugnatura, che è questa all'esterno. O se la vuoi più nera gli metti più pepe nero, o più bianca la lascia naturale, che è così. La sugnatura si fa da un grasso particolare del maiale, che è il grasso che c'è vicino al rene, che in dialetto si chiama il grasso del rognone, e quello è il grasso più sottile
e l'impasto si deve mettere una farina particolare, che è l'unica farina che fa respirare la carne, è la farina di riso, e si fa il grasso della sugna del maiale e la farina di riso. Poi se vuole mettere un po' di pepe nero fa la sugnatura più scura, o lo lascia naturale come questo ed è più bianco, e questa è la sugnatura, e poi va a stagionare per 24 mesi. Poi un'altra novità, abbiamo la mortadella di maiale nero e la mortadella di maiale bianco. Poi facciamo anche noi un'esclusiva e si chiama Regina da Spromonti. Un'altra novità è la mortadella di capra. Questa qua l'ho fatta in collaborazione con un'azienda di Amantea che ha le capre Sanin, e loro mandavano la carne in Piemonte per farsi fare la mortadella. Poi siccome ci conosciamo, parlando, gliel'ho fatta io e lo sto facendo io. Poi abbiamo il capicollo classico calabrese, che il capicollo di cannolo secondo me ha un ottimo gusto, sia per sempre la materia prima che di produzione propria, e questa secondo me è la cosa più importante, e poi la lavorazione e soprattutto anche il clima. Poi abbiamo la nostra pancetta, il filetto e la ventricina, e poi c'è la classica soppressata, a soppressare, e la salsiccia, che ormai è finita la stagionatura, l'abbiamo messa sotto vuoto. Poi un'altra novità è la coppa di testa, non è nostra però come origine, però viene bene anche a noi. Queste sono le nostre uova, delle galline lasciate all'aperto, timbrati con il nostro codice d'azienda, che li possiamo vendere solo nel nostro locale, e si chiamano le galline felici. Siamo nella zona dove abbiamo i nostri ortaggi di produzione propria, le famose patate di cannolo che noi facciamo con amore e passione da sempre, e tutti i nostri clienti vengono da tutte le parti a comprarle. È una patata che dura generalmente fino a giugno senza fare il germoglio, però con i cambiamenti climatici li fanno un po' in anticipo, però è un'ottima cosa. Poi abbiamo la pasta di germano, fatta sempre con il nostro germano, e la farina, immaginate sempre nel mulino a pietra, la farina come una volta integrale, al naturale, al 100%. E naturalmente non poteva mancare il formaggio. Andiamo a rompere la cagliata. Questo è latte esclusivamente di capra, sempre di capra di allevamento nostro, allevamento di produzione proprio. Aggiungiamo il sale, alcuni lo aggiungono dopo, io lo aggiungo prima. Come tradizione si fa un segno particolare che mi ha insegnato mio nonno, e io continuo a fare questa tradizione. La sventura anticocchina furono anni disperati, non sapevo. Mo si raccoglie la cagliata, è la fase più bella per me del formaggio ed è la parte più delicata. A sto punto decidimmo, mo scendimo a fragalà, occupare tutti i terri e poter stare. Mo si prende, si mette la tuma nella fuscella. Questa è la fuscella tradizionale di una volta, fatta col vinco. Era una vita di miseria. Vita, ma che vita! Era una vita disperata. Tutti insieme partimmo, camminando quasi nuda. Vecchi, giovani e figlioli gridando, a terra chi lavora! Dando a terra chi lavora. Sulla terra noi volemo, mu potimo faticare,
guadagnare in una lira, pa famiglie per campare. Allora, alla fine poi con l'acciata, che è questo qua, si aggiunge tipo un litro di latte ogni 10 litri di latte, di acciata, e si fa la ricotta. Si deve mettere sul fuoco, arriva a 80 gradi e esce la famosa ricotta. Lasciamo Antonio, con cui ci rincontreremo dopo, e andiamo a conoscere sua moglie Laura, che ci mostrerà la fattoria didattica. Eccoci, siamo all'interno della fattoria didattica. Laura, come nasce l'idea di dar vita a questa fattoria? Nasce 8 anni fa, perché tante comunque famiglie che venivano nella nostra attività volevano portare i propri bambini a condividere l'esperienza di vivere la terra, di vedere gli animali, da dove arriva il latte, far vedere loro la trasformazione del latte. Così abbiamo pensato di realizzare la fattoria didattica, ed è mirata alle famiglie ma anche alle scuole. E offriamo loro di vivere proprio la montagna, quello che dà a 360 gradi. Che attività fate fare alle scuole, alle famiglie, ai bambini che vengono a trovarvi? La prima cosa, arrivano in azienda e li facciamo fare colazione con la ricotta calda e il pane duro di Germano. Dopodiché dipende dalle stagioni. Se è il periodo della semina del grano, li facciamo fare la semina; se è il periodo degli ortaggi, li portiamo nel campo a piantare. Ma anche tante famiglie vogliono fare l'attività di mettere le mani in pasta. Questa è anche molto richiesta, non solo per i bambini, ma tante famiglie vogliono imparare, le donne, a fare i famosi maccheroni filati a mano. E questi animali, questi asinelli? Questi asinelli sono per la fattoria didattica, giusto per far vedere ai bambini gli animali, e questi sono il nostro i nostri jolly, ecco, molto amati dai bambini. E loro arrivano, entrano, gli piace farsi le foto, loro socializzano molto comunque, questi due asinelli, marito e moglie, che vivono qua tutto l'anno. Abbiamo anche due cavalli, perché comunque c'è la passione, Antonello col figlio, di vivere la Spromonte a cavallo. E avete anche l'allevamento delle mucche, delle caprette e dei suini? Sì. Noi alleviamo la razza, per quanto riguarda i bovini, la razza podolica, una razza autoctona calabrese, molto rustica, che si adatta a queste temperature. Dei suini alleviamo il suino nero da Spromonte, e abbiamo le caprette, le capre, sia la capra spromontana, ma le caprette queste tibetane, che queste sono per la fattoria didattica, perché i bambini e si divertono a portarli al pascolo. Andiamo adesso a vederle. Andiamo, che ve li faccio vedere. Sfiorivi, sfiorivano le viole, e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano, mentre io aspettavo. Eccoci arrivate, Laura, queste sono le caprette tibetane di cui tu ci parlavi. Sì, queste sono le nostre caprettine tibetane che abbiamo per la fattoria didattica, sia per il gioco dei bambini, ma se li portano anche al pascolo. Poi ci sono le altre, che attualmente sono al pascolo, che vengono munte per il latte. Lo facciamo fare anche questa attività ai bambini, che si divertono un sacco. E dall'altra parte ci sono le galline felici. Sì, che adesso andiamo a vedere. Fiorivi, sfiorivano le viole, e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano, mentre io aspettavo.
Bene Laura, dove ci troviamo adesso? Adesso siamo nel nostro campo di Ermano, della nostra azienda. Noi coltiviamo questa varietà antica di grano Ermano. Perché questo nome particolare, Ermano, da dove deriva? Questo grano è stato portato qua in Aspromonte dalla prima guerra mondiale dai tedeschi. Perché questo è comunque l'unica varietà che attica in questa altezza, perché è molto resistente al freddo. Ha un significato anche, Ermano significa anche fratello, deriva dalla lingua spagnola. E noi comunque, siccome la nostra azienda come principio è quello del recupero e della valorizzazione sia come allevamento che come coltivazione delle razze autoctone, in questo caso del Ermano, abbiamo pensato di continuare a coltivare questa varietà. Quali sono i valori nutrizionali? Allora, Ermano è un grano a bassissimo contenuto di glutine. Noi anni fa, insieme al Parco Nazionale dell'Aspromonte, abbiamo mandato questi semi alla Teca Sperimentale in Sicilia per farli riconoscere come grano antico. E sono stati fatti dei test, degli esami, ed è un grano, comunque, come le dicevo, a bassissimo contenuto di glutine rispetto a tutte le farine che si trovano adesso in commercio, che sono stati questi grani geneticamente modificati. Questo mantiene tutte le qualità nutrizionali naturali. Che uso ne fate di questo grano all'interno della vostra azienda agricola? Allora, noi il grano lo portiamo a molire a San Giorgio, che ancora c'è un antico molino a pietra. Questo anche perché molire a pietra non perde le qualità organolettiche del grano. Dopodiché facciamo la pasta di Ermano, il pane, la focaccia, ma non solo pane e pasta è il nostro grano, ma da 4-5 anni anche birra. Perché abbiamo iniziato così un po' per scherzo insieme a un nostro amico che ha un birrificio. Abbiamo pensato di fare questa birra di Ermano, che ci ha dato dei grandissimi risultati, un profumo e una qualità veramente meravigliosa, e l'abbiamo chiamata la Bionda d'Aspromonte. Ok Laura, e adesso andiamo a vedere i prodotti realizzati con questo grano. Andiamo! E resta il grano. Adesso vi portiamo nel luogo in cui il grano diventa il prodotto principe delle tavole italiane, il pane. Noi siamo Panificio Stilo di Canolo e la nostra specialità è il pane di Ermano. La sera facciamo il lievito madre, praticamente ogni giorno lasciamo una pagnotta di pane, la mettiamo a lievitare. Poi ogni sera si rinnova, si aggiunge l'acqua e la farina e così diventa il lievito madre. La notte, quando sono le 2, noi ci alziamo per lavorare. Facciamo l'impasto, mettiamo il lievito madre nell'impastatrice, si aggiunge l'acqua e si incomincia ad impastare. Quando poi incomincia ad essere un po' amalgamato, si aggiunge il sale e si continua ad impastare. Quando l'impasto è pronto, noi lo mettiamo sul tavolo, sul banco, e facciamo le diverse forme. Allora, si accende il forno qui davanti con la legna e si porta a temperatura di 400 gradi. Quando è già lievito il pane, perché per preparare il forno ci vuole anche un bel po' di tempo, quando è già lievito il pane, si inforna con questa pala lunga, perché il forno ci entrano 120 kg di pane. Viene prima pulito e poi infornato con questa pala lunghissima. Eccoci, siamo insieme a Nicola, il figlio di Laura e Antonio. Nicola, ci troviamo all'interno del laboratorio del vostro salumificio. Cosa ci fai vedere in particolare? Faccio vedere la coppa di testa e l'anduja.
La coppa di testa viene proceduta con la testa del maiale, viene bollita 5-6 ore, quando si stacca tutta la testa, la carne dell'osso, e viene marmorizzata con arancia, limone, finocchio, un po' di tutto c'è. E questo è un salume tipico di Canaro? Tipico di Canaro, sì. E l'anduia invece? Viene fatto con la coscia del maiale, il grasso, viene macinato sottile e fatto stagionare 2-3 mesi. Qui proprio il laboratorio è addetto alla stagionatura. Stagionatura, sì. Di che stagionatura parliamo? Parliamo delle salsicce soppressate, il filetto. La salsiccia, questa qua, ci vuole un mese e 10 giorni di stagionatura. Invece la soppressata, questa qui, ci vuole 3 mesi di stagionatura. Invece il capicollo, il filetto, ci vuole 6 mesi, massimo 6 mesi e mezzo di stagionatura. Adesso continuiamo e andiamo a vedere la lavorazione di questi salumi. Ed eccoci, siamo all'interno del laboratorio del salumificio, proprio dove avviene la lavorazione della carne, insieme a Massimo, sì, responsabile di questo reparto. Che ci racconti? Oggi stiamo facendo l'insacco. Oggi facciamo salsicce, lavoriamo la parte della spalla, viene tolta tutta la nervatura. E nell'insacco viene pure la pancetta o il grasso per il sapore. Niente, oggi abbiamo fatto le salsicce. Altri giorni facciamo soppressate, prosciutto. Negli insacchi nostri usiamo pure di protezione nostra, nelle terre nostre, e facciamo il peperoncino. Lo facciamo a seccare e facciamo sia dolce che piccante. Per l'insacco usiamo il budello naturale di maiale, sia per le soppressate che per le salsicce. Tutto al naturale, niente di artificiale? No, non niente da artificiale. Tutto il naturale. Lasciamo il laboratorio e, come promesso, ritroviamo Antonio, che ha preparato alcune delizie che vogliamo mostrarvi. Ed eccoci Antonio, siamo arrivati alla conclusione del nostro viaggio all'interno della vostra fattoria didattica e dell'azienda agricola. Siamo davanti ad uno spettacolo bellissimo, ci vuoi descrivere velocemente i prodotti da voi? Allora, qua abbiamo il prosciutto cotto del nostro, sempre di produzione proprio del nostro maiale, è un prosciutto senza conservanti, poi abbiamo la pancetta, il filetto, la coppa di testa, il capicollo di maiale nero, poi abbiamo una novità, la mortadella di maiale nero, lo specchio di maiale nero, prosciutto di maiale nero e poi abbiamo il prosciutto di maiale bianco. Poi abbiamo l'innovazione, che è la soppressata con la conservazione in cera d'ape. Invece del sottovuoto si fa una conservazione, una ricetta di una volta, che sarebbe più naturale, un'innovazione ecologica, diciamo. Poi abbiamo la soppressata, che è il punto di forza della Calabria. Poi una soppressata affumicata in modo naturale e tagliata a mano, si vede lo spessore della carne all'interno. E quindi come avviene questo procedimento? Il procedimento avviene in una stanza con la affumicatura naturale. Viene, ci si mette il ginepro e il rosmarino, classiche cose che si fa in tradizione. Poi ci sono anche... Poi abbiamo i nostri fagioli che produciamo noi, i fagioli brullotti, con all'interno c'è l'anduia, per valorizzare i nostri gusti calabresi, che noi dappertutto mettiamo il peperoncino, però il peperoncino è segno di bontà e di rappresenta la nostra regione, è la cosa più bella. Poi abbiamo le zeppole, che sono fatte alla base, c'è anche la farina della, di nostra produzione, cioè il germano, il grande germano di montagna. Poi abbiamo l'anduia, marazzatura perfetta e si presenta ottimo, comunque è gustosissimo. Eccolo qui il pane germano, della farina germano. Questo è fatto sempre nel forno a legna, tradizionalmente come una volta, con il lievito madre e con la farina che noi produciamo in questa montagna, a Canova. Passiamo ai latticini, ai, sì, formaggi. Poi abbiamo
i formaggi, formaggio di capra, poi abbiamo un formaggio anche di capra, questo è un formaggio che ha tipo 30 giorni e questo è un formaggio di 15 giorni, poi abbiamo uno stagionato di pecora con 10% di latte di capra, un anno di stagionatura, poi abbiamo la ricotta di capra e poi abbiamo la tuma fatta adesso sempre di capra, poi abbiamo l'ottima ricotta di capra fatta stamattina, poi abbiamo la nostra pasta di Germano e di nuovo per finire i fagioli, il vino di Antonello che è fatto, noi compriamo l'uva però è fatto sempre lavorata, la lavorazione la facciamo noi, cioè è un ottimo vino, e per finire abbiamo una cosa che non può mancare a tavola, le olive. Assaggiamo questi prodotti. Mamma mia, buonissimo. Che sto mangiando? Un pecorino stagionato 14 mesi e un poco, c'è un po' di latte 10% e latte di capra. Buonissimo. Il piccantino e il latte di capra che si sente alla fine. Dobbiamo brindare allora. Salute. Auguri. Cosa diciamo ai nostri telespettatori? Di venire qui da Antonio a trovare la sua braceria e la fattoria didattica, a respirare un po' di aria pura delle montagne aspromontane. Grazie. Grazie. Vi aspettiamo. Grazie.